La trasmissione è stata realizzata in collaborazione con Borelli Impianti, soluzioni innovative per energie alternative. Bruno Campagno è il vero protagonista della seconda fase del campionato di Serie A di pallapugno. Sabato a Cuneo la Canalese ha superato un pur ottimo Oscar Giribaldi, imponendosi ai vantaggi al 21esimo gioco. Campagno, unico imbattuto nella seconda fase, sale in vetta alla classifica dopo aver infilato una tripletta delle meraviglie con le vittorie su Giribaldi, Corino e Danna. Ma proprio il campione d'Italia ha ancora gli stessi punti del giovane canalese e venerdì sera a sua volta ha dato una dimostrazione della sua forza imponendosi nello sferisterio di casa contro Roberto Corino per 11-4. La propaschese, oltre alla consueta super prestazione di Danna, che non ha concesso errori a Corino, si è dimostrata superiore in ogni reparto rispetto alla Virtus Langhe. La squadra di Dogliani è partita bene conquistando due giochi, ma la partita è stata in discussione solo fino al 4-3 e poi Danna e compagni non hanno più concesso nulla. Lo sferisterio di Madonna del Pasco era gremito ed il pubblico ha apprezzato l'ottimo stato di forma del campione d'Italia contro un Roberto Corino apparso molto lontano dai suoi momenti migliori e peraltro non molto supportato dai compagni di squadra. Non era la riedizione della finale, però veramente un successo importante questo. Sì, beh, per noi è importante perché arrivavamo dalla sconfitta di Canale pesante per noi. Era un momento di forma, eravamo incappati in una brutta sconfitta contro Campagno. Stasera abbiamo fatto un'ottima prestazione. Bisogna dire che comunque il Corino non è il Corino al 100%, però prendiamo i due punti e continuiamo la nostra galoppata per la finale. Tu però sei in un ottimo stato di forma, insomma, abbiamo visto che hai sempre battuto molto lungo, insomma, cominci a carburare. Sì, la mia forma sta crescendo, spero ci sia ancora da crescere perché c'è bisogno di crescere per arrivare a certi obiettivi. Però ripeto, siamo una buona squadra, stiamo facendo un passo alla volta e alla fine dei gironi faremo i conti. Ecco, abbiamo detto Corino non in uno stato di forma ottimale, con Campagno purtroppo hai perso, e Giribaldi sembra in ottima forma, come la vedi? Ma io dico che i conti si faranno alla fine del girone, ci sono 5 squadre secondo me che possono lottare a entrare direttamente in semifinale, Roberto sicuramente ha tempo di riprendersi, Campagno è una sorpresa ma è una realtà perché comunque è un ragazzo giovane che sta crescendo con un'ottima squadra, un ottimo direttore tecnico e lui devo dire che è migliorato molto, quindi sicuramente ci darà del filo da torcere. E poi come hai detto tu, Giribaldi tutti, quindi alla fine si conteranno i punti alla fine di tutto il girone e poi vedremo. E quindi un campionato avvincente, questo è bello. Sicuramente si vede anche dal pubblico che c'era stasera. Con i risultati di questa terza giornata dei playoff, la classifica vede dunque ora appaiati in testa la Canalese di Bruno Campagno e la Propaschese di Paolo Danna con 20 punti. Segue Subalcuneo di Oscar Giribaldi con 19 punti, quindi la Virtus Langhe di Corino con 18, San Biagio di Galliano con 16 punti e la Monticellese di Rosso e Sciorella con 14 punti. Nei playout c'è da registrare il ritorno alla vittoria dell'Augusto Manzo a casa della San Leonardo per 11-6. La Monferrina di Levratto batte l'Albese di Dutto per 11-2. La Pievese di Giordano non lascia scampo all'Alta Langa di Bessone e vince per 11-2. La classifica vede sempre in testa la Pievese con 17 punti, segue la Monferrina a 15, quindi l'Albese con 13, Alta Langa ad 8, Augusto Manzo con 4 punti, in coda alla classifica chiude la San Leonardo con 2 punti. Tutto un paese mobilitato per giocare e divertirsi. È successo sabato a Castagnole delle Lanze con la seconda edizione della Festa della Pallapugno. Nelle piazze e nelle vie del centro storico la pallonistica castagnolese ha messo in campo oltre 150 giocatori divisi in 24 squadre. C'era di tutto, dagli ex campioni al sindaco, alle donne e di bambini agli anziani. Voglino, questa manifestazione si conferma con grande successo, tutto il paese è
mobilitato, una partita sembra per gioco, però poi alla fine si prende anche sul serio. Qualcuno lo sta prendendo fin troppo sul serio. No, il bello è che siamo riusciti a coinvolgere 24 squadre di 5 o 6 giocatori ciascuna. E tutto il paese partecipa, tutti i bambini, tutti gli adulti, gli anziani, i nonni, mamme, sorelle, e questa è la cosa bella, che siamo riusciti a portare tutto il paese attorno a un pallone. Oggi è rosso perché è il pallone da 90 grammi che usano i bambini delle elementari, però questo è da traino per tutta l'attività pallonistica che la nostra società sta svolgendo, e secondo me è un buon mezzo pubblicitario per il nostro paese, perché comunque 150 giocatori, stasera saremo 300 a mangiare qui sotto, quindi un bel numero di persone che vengono qui a Castagnole. Tutto è cominciato con la squadra di Serie B, perché veramente attorno a questa squadra si è creato un entusiasmo incredibile. Vero, tutto è cominciato l'anno scorso quando andavamo in giro per questi sferisteri e il pubblico di Castagnole ci seguiva in modo incredibile. Siamo, penso, la squadra di Serie B che ha più pubblico, e forse abbiamo molto più pubblico di anche tante squadre di Serie A. E questo cosa ci ha fatto pensare? Ma aspetta un attimo, loro vengono sempre a vedere noi, facciamoli diventare protagonisti. E questo è stato il bello, che loro hanno accettato di mettersi in gioco, di venire su queste strade, su queste piazze e provare a giocare. Così quando torneranno a vederci diranno: ah, ecco perché ha sbagliato quella palla. Solo giocando si capisce quanto è difficile questo sport. E abbiamo visto anche il sindaco colpire in bello stile. Oddio. Complimenti. Grazie. No, l'importante è divertirsi. Diciamo che una bellissima giornata di sport, tanti giocatori, bambini, ragazze, atleti più collaudati, diciamo così. È tutto il paese mobilitato, tutto il paese. Esatto, e quindi diciamo la festa del pallone. Vinca il migliore, ma vincono tutti quelli che su questa piazza e nelle vie vogliono tentare di dare due pugni, provano, riprovano, quindi bella esperienza per tutti. Per tutti, poi qui a Castagnole il pallone sta diventando veramente una cosa importante. Sì, perché oltre ai tanti bambini e ragazzi che giocano, abbiamo ben 5 squadre. Abbiamo poi la squadra della Serie B con Amoretti Voglino, che sta facendo un bellissimo campionato. Siamo secondi, ci prepariamo ai play-off con grandi speranze. La speranza è la Serie A, anche perché poi sono partiti i lavori per il nuovo sferisterio. Esatto, sono partiti i lavori, quindi per la prossima stagione lasceremo questa piazza centenaria con un po' di malinconia, ma purtroppo la sicurezza, il traffico non ci permette più di continuare, quindi i bambini, i nostri ragazzi avranno uno sferisterio come anche la squadra più grande, quindi un impianto regolare, bello, a norma, che è stato atteso a Castagnole da tanti anni, e si realizza questo sogno. Sperando che ma sono sicuro che la tradizione continua, perché c'è veramente tanta passione in questo sport. Quindi ecco, questo sport che poi è bello vedere anche i giovani, anche perché è uno sport legato al territorio, a sani principi importanti. Sicuro. Qui, su questa piazza dove siamo in questo momento, si gioca da oltre un secolo, quindi direi che non è un caso, perché la pallapugno ha davvero radici salde, rappresenta la tradizione, la cultura, un modo anche di approcciarsi alla vita, e quindi sport ma anche modo di vivere, tradizione che continua. Tutto all'insegna del divertimento e alla fine anche della competizione, anche perché tutti ci tenevano a fare bella figura, agevolati dall'utilizzo del pallone leggero da 90 grammi. Dopo oltre 5 ore di gioco l'ha spuntata la famiglia Bertorello, rinforzata dall'ingaggio di un giovane di Neive, conquistando il trofeo dedicato a Luigi Tarabbio, Remo Giannuzzi ed Ilario Violardo.
Complimenti agli organizzatori, a cominciare da Mario Sobrino e Paolo Voglino e tutta la pallonistica castagnolese che grazie all'ottima formazione di B, candidata alla Serie A, ha creato un entusiasmo ed una passione unica. Castagnole si conferma il paese della pallapugno con un vero spirito sportivo, come dimostra la grande tavolata finale con 300 persone che si sono fermate fino a notte fonda per le premiazioni e le elezioni di Miss Pallapugno, baciata dal capitano della castagnolese Davide Amoretti. La trasmissione è stata realizzata in collaborazione con Borelli Impianti, soluzioni innovative per energie alternative. I got more than this.